Nuova fete dai due volti, bello a metà nel primo tempo, ma cinico come non mai allo scadere grazie alla quarta marcatura di stagione, viene a Pilotto, poi sorpreso da un Morciano determinato, voglioso e terribilmente cinico che vendica la sconfitta dell'andata e di rimonta si prende ciò che gli è stato portato via tra le mura amiche un girone fa, quei tre punti fondamentali per la salvezza. Eppure l'avvio è di marca locale con il giallo-blu in maglia verde che tentano dalla distanza di sorprendere Masini, prima con Cupi e poi con Matteo Sebastiani, mentre Brilli si unisce al coro del pallone alle stelle. Rotondi invece prende passo e porta l'avversario, entra in area e chiama l'intervento Ronci, mentre dall'altra parte Fraboni, sempre dal limite, sorprende o quasi Masini che trattiene il suo pallone in due tempi. Trippino recupera al 47esimo, Cupi bagna la testa di Pilotto che da distanza ravvicinata getta in porta rabbia e pallone per l'1-0 di marca locale. Squadra a riposo con il risultato per l'appunto che vede premiare i gialloblu. Nella ripresa si nota il Morciano che non ti aspetti. Rotondi, d'astuzia, raccoglie sotto misura un traversone dalla destra su quale Ronci non può fare davvero nulla. I due mister alzano dalla panchina i rispettivi attaccanti, ma le mosse di Amadori sono più convincenti rispetto a quello di Guerra, poiché Ottaviani raccoglie dalla parte opposta il traversone di Stanco e di prima intenzione batte per la seconda volta il portiere Ronci, oggi al rientro dopo due partite. Il tris del Morciano arriva tre minuti più tardi. Dalla bandierina Ottaviani trova nuovamente la zappata vincente da due passi che chiude definitivamente il match, poiché il Nuova Feltra da quel momento in poi esce dal campo. Seppur Tommaso Raffaelli guadagna un'espulsione diretta per proteste, Montefiori lo allontana anzitempo dal terreno di gioco. A fine gara Enea Pilotto prova a spiegare gol e visione di gara da parte sua e del Nuova Feltra. Il collega Bencivenga invece non nasconde che questa vittoria porta maggior serenità alla propria squadra. Il gol dell'1-0 è stata una bella azione, poi allo scadere ci voleva, peccato che nel secondo tempo siamo entrati un po' molli e l'abbiamo buttata via, anche oggi, ma niente dai, tiriamo sulla testa come al solito e andiamo avanti. Non credo che abbiamo sentito troppo la partita, probabilmente, non lo so, inconsciamente siamo entrati un po' più scarichi, il pressing che facevamo nel primo tempo è venuto un po' a meno e dobbiamo dare anche i meriti sportivi al Morciano perché sono stati bravi anche loro, quindi è giusto così. Il campionato è sempre stato molto combattuto, nel giro di qualche partita si poteva andare su come si poteva tornare giù. Noi siamo tranquilli, continuiamo a allenarci, facciamo il nostro. Precisamente, a differenza delle altre partite, siamo riusciti a reagire e l'abbiamo fatto bene sin dal primo minuto e abbiamo subito trovato il gol con Rotondi e poi il 2-1 e 3-1. Siamo soddisfatti di questo, rispetto alle altre partite siamo stati più competitivi. Ecco. Sì, certo, non è che l'abbiamo. L'approccio al primo tempo non è stato così sbagliato, a parte gli ultimi 10 minuti che ci siamo abbassati e li facevamo entrare troppo, tant'è vero che abbiamo preso il gol proprio alla fine. Siamo alla fine, si è detto di rientrare con la stessa grinta, anzi ancora di più, e così abbiamo fatto e siamo molto soddisfatti di questo. Nel complesso credo che la partita è stata interpretata bene. Sì, decisamente, avremo tempo per analizzare la prossima sfida, che non è una sfida qualunque, abbiamo un derby col San Clemente mi sembra. E per il momento possiamo tirare un sospiro di sollievo, ma non più di tanti. Il campionato ancora non è finito, mancano 4 partite e ancora è tutto aperto.